Ciao ragazze, come promesso sto registrando subito dopo al video puccioso un altro video, questa volta il video dei finiti del periodo, ovvero tutti i prodotti che ho finito nell'ultimo periodo che ho messo insieme dentro un sacchettino strano di Kiko, come se non ci andassi mai da Kiko, e messi tutti qua dentro man mano che li finivo, in modo tale da non lasciarli in giro per casa, e vi dico cosa ho finito, appunto, cosa ne penso, se lo ricomprerò o meno. Atos Ovviamente. tornata, indovinate un po', si è spenta. Dicevo comunque, video dei prodotti finiti, il rumore di sottofondo che sentivate prima era Atos che beveva. Speriamo che non si spenga la fotocamera, io per il momento controllo, scusate l'ombra che vedete, ma è la mia manina con lo specchio. Cercavo di farla vedere il meno possibile. Ok, primo prodotto finito. Allora, il primo prodotto finito è un balsamo, se non mi sbaglio. Sì. Un balsamo di Avon che mi è piaciuto veramente 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 tanto ed è questo qui. Questo qui, ora io mi tiro sul braccio perché ho male, cioè mi sta venendo un crampo al braccio. Questo prodottino qua è un balsamo all'olio di avocado, se non leggo male. Perché non c'è mai. Aspettate, eh. Olio di mandorla e avocado per capelli secchi e danneggiati. Questo è veramente ottimo, mi è piaciuto un sacco. Lo abbinavo a uno shampoo che non era di Avon. Preferisco sempre non mettere due prodotti della stessa marca, poi magari è una fissa mia. Però abbinato, se non mi sbaglio, dovrebbe essere all'Ultra Dolce, abbinato all'Ultra Dolce di Garnier. Top proprio, spettacolare, mi è piaciuto da matti, i capelli rimanevano belli morbidi, setosi, quindi ve lo straconsiglio. Poi andiamo avanti. Io nel frattempo controllo sempre la fotocamera prima che ci molla. Prodotto truccoso che ho finito bene questa mattina è questo qui. Il fondotinta che mi avete visto utilizzare parecchie volte ultimamente, ovvero Essence Makeup to Match Adapt to All Skin Tones numero 30 Medium. E devo dire che anche come colorazione mi stava piacendo da matti. Era un pochetto più scuro rispetto a quello che utilizzavo l'anno scorso, perché comunque col capello un po' più scuro sono andata sopra di un tono, in modo tale da non sembrare troppo cadavere. Sfumato bene, comunque sul collo, eccetera, non si nota che è un pochino più scuro del solito. E devo dire che mi è piaciuto da morire, non lascia la pelle unta, rimane comunque molto omogeneo, dura a lungo, quindi veramente veramente un ottimo acquisto. Se vi serve un fondotinta con un prezzo moderato, questo ne vale veramente la pena. Do un'altra occhiatina alla fotocamera e andiamo avanti col prossimo prodottino, che è uno shampoo, indovinate un po', l'ho già finiti mille, ne ho finito un altro, Ultra Dolce Garnier, shampoo 2 in 1, albicocca e fiori di cotone. Ovviamente per bambini districa i nodi. Allora io utilizzo spesso shampoo ultra dolce per bambini perché mi piace veramente tanto, mi piace tanto come mi tiene i capelli, mi piace tanto il profumo, mi piace tanto la morbidezza, quindi buono veramente per chi ha i capelli facilmente annodabili, secondo me questo è un ottimo prodotto. Andiamo avanti. Prodottini di Bottega Verde 2 che ho finito quasi contemporaneamente ma che ho già sostituito con altri due gusti, sono il profumo alla marena e quello alla pesca bianca. Io li ho amati alla follia, tutte e due le profumazioni. Adesso ho preso lampone e mora, ma devo dire che mi piacciono tanto, tanto, tanto. Quindi questi qua sicuramente l'estate prossima, se ci sarà qualche altra promozione sui profumi, sicuramente saranno tra i miei acquisti. Poi andiamo avanti. Questo è uno shampoo che mi era capitato di prendere con la Glossy Box di qualche mesetto fa, credo almeno un paio di mesi fa, visto che non sono più abbonata a Glossy Box. Questo è di Leonor Grail ed è uno shampoo alla crema di bambù, se non traduco male. È uno shampoo francese. E faccio fatica a tradurre perché appunto è tutto scritto in francese, però è veramente eccezionale. Mi è bastato purtroppo per soli due lavaggi 50 ml, ma ha un profumo strepitoso, ha un profumo buonissimo, sembra proprio un profumo dall'odore, ha un odore strepitoso, lasciava i capelli morbidi, morbidi e lucenti, e devo dire che mi è piaciuto un sacco. Non ho la più pallida idea di quanto costi, se qualcuno
fosse informato, perché io non lo vedo neanche in profumeria, quindi deve essere una cosa che si compra su internet. Comunque, se qualcuno ne ha informazioni, conoscenze, eccetera, mi faccia sapere, perché è veramente buono. Poi andiamo avanti con due prodotti truccosi, entrambi di Essence, ovvero I Love Extreme, che ormai direi che basta nominarlo per capire quanto è valido questo prodotto, perché veramente ne hanno parlato per filo e per segno tutte, quindi proprio chiunque. Ottimo, ottimo come mascara, divide bene le ciglia, mi è durato parecchio, a differenza di tante altre che dicono si secca facilmente, il mio è ancora abbastanza umidiccio pur essendo finito, quindi assolutamente un ottimo prodotto, mi è piaciuto tantissimo e infatti l'ho già ricomprato. E poi altro altro fondo che straconsiglio, che mi è piaciuto da morire, che se non è uscito di produzione, cosa che spero non sia accaduto, ricomprerò senz'altro, è il Clear Matte Makeup All Free numero 03 Sand, sempre di Essence. Questo è stupendo. Scusate la tosse. Stupendo. Lascia la pelle mattificata alla grande, dura tanto. È il mio fondo preferito tra quelli che ho provato di Essence, quindi veramente veramente buono. Ve lo straconsiglio. Poi ultimi due prodotti, che non sono prodotti ma campioni, quindi ve ne parlo comunque tenendo conto del fatto che io ho provato solo il campione. Sono la crema corpo di Bottega Verde, edizione limitata, Vaniglia Sublime, che è strepitosa, un odore spettacolare, dura un sacco sulla pelle, mi piace a matti. E poi il set di Pupa, quello con i tre campioncini, ovvero primer, fondotinta e illuminante. Allora, controllo intanto la fotocamera. Ok, posso parlare solo del fondotinta e del primer. L'illuminante non l'ho ancora provato, quindi per ora non dico nulla. Per quanto riguarda invece il fondo e il primer, allora, il primer come primer viso discreto, come primer occhi fa schifo, perché tempo un'ora tutto ciò che avete messo sopra va nelle pieghe, il pigmento ancora peggio si sposta, quindi una roba orribile. Per quanto riguarda il fondotinta invece mi è piaciuto abbastanza, ovviamente ne ho provato poco perché era un campione, quindi per quanto posso dire rispetto a un campione, la scusatemi, la gola mi uccide, la colorazione natural beige mi è piaciuta. L'illuminante vi dico, vi farò sapere, perché non l'ho proprio provato, quindi zero, non sono una che usa tanto l'illuminante, quindi quando lo proverò vi farò sapere. Ok, ora vado a bere perché mi sta strozzando, ormai ho le tonsille completamente KO. Vi mando un bacione grandissimo, veramente sto per morire, mi sentite come sto parlando? Ok, un bacione grandissimo e al prossimo video. Ciao ragazze!